Un saluto a tutti e benvenuti a questo nuovo appuntamento con la serie Ritorno alle origini, parte seconda. Come sempre ringrazio moderatori, moderatrici, gli amici e le amiche del canale, i sostenitori e tutti voi naturalmente che vi iscrivete ai miei social. E se non l'avete ancora fatto, come sempre vi ricordo che nella descrizione del video trovate i link, oltre naturalmente a trovare il link per acquistare il vero cibo biologico italiano 100% del nostro Ippiani Bio, che adesso come nostra abitudine mandiamo il nostro piccolo spot. Vai! Alle pendici del Monte Cucco nasce la società agricola bio Ippiani. La genuinità dei nostri prodotti biologici al 100% sono adatti anche allo svezzamento dei più piccoli. Da noi troverai farro, ceci, lenticchie e farine di farro, ceci e di grano duro. Scegli il vero bio italiano, buono e genuino. Scegli i prodotti di Ippiani Bio. Ippiani Bio, mangio bene anch'io. www.ipianibio.it. Ci trovi anche su Facebook ed Instagram. Oh, perfetto, mi raccomando, se dovete acquistare farina e tutto quanto, acquistatele direttamente nel link qui sotto. E allora, ragazzuoli, andiamo avanti con la nostra avventura. Ovviamente, per chi si fosse perso l'episodio precedente, vi invito ad andarlo a guardare. Allora, adesso ci spostiamo un attimino nell'area industriale, ma stavolta andiamo con l'arena qua. Vi ricordo, amici di YouTube, che nella descrizione del video trovate il pacchetto delle mod che sto utilizzando in questa e anche in altre serie, che naturalmente sono mod che non si trovano nel mod hub ufficiale. Allora, prima di tutto mi stavo dimenticando di ringraziare la bottega di Jack per il follow quando ero offline. Caro o cara la bottega di Jack, benvenuto nel canale, grazie per il follow e naturalmente gli facciamo una bella sbattutella di mani. E appena poi, insomma, passa a fare anche un salutino. Oh, allora ragazzi, adesso ci spostiamo un attimino nel polo industriale. Off camera ovviamente mi sono portato avanti un po' di cose. Allora, oggi cosa andremo a fare? Andremo ad installare una mod che si trova nel mod hub ufficiale e serve per creare le merci. Quella, carissimo, mitico Moreno, buon pomeriggio a te, carissimo, e come sempre grazie per essere passato qui a salutarmi. Mi raccomando, amici di YouTube, come sempre vi invito a passare nel canale di Moreno, ad iscrivervi, attivate le campanelle, mi raccomando, e soprattutto portategli i miei saluti nei messaggi quando vi iscrivete ai suoi canali. Eccoci qua, Moreno. L'ho ulteriormente modificata la mappa, alla fine mi sono deciso a togliere gli steccati qua. Ora ti faccio vedere dove ieri abbiamo sistemato la situazione. Ti faccio vedere che poi mi sono messo off camera e mi sono sistemato un po' di cose. Allora, Moreno cosa ha portato oggi su YouTube? Ecco qua. Oggi Moreno... Ah, mi sono scordato, aspetta.
mi sono scordato. Vabbè, comunque ragazzi, passate dal Morino. Non ti preoccupare, tu sei sempre una persona per bene. Ah, mi stavo dimenticando di farti vedere. Allora, ho dovuto rispianare un pochettino qua dietro. Ovviamente, per non cadere giù molto alla buona, ho dovuto mettere un po' di alberozzi qua. E quindi mi sono messo un po' stamattina, un po' ieri dopo aver staccato la live, ho cercato di rimodificare un pochettino la mappa. Infatti alla fine un po' di cose succedecente sono riuscito a farla. Quindi oggi Morino andiamo a provare un'altra mod che si trova nel mod hub, che praticamente converte la The time is now 12 o'clock. Ok, thank you so much. Converte la merce, diciamo, sciolta in merce impacchettata, che naturalmente ce la pagano molto ma molto di più. Ho già dato un'occhiatina off camera, naturalmente, poi mi servirà anche per evitare di perdere litri di contenuti, perché ovviamente se metti le mod storage, cioè quel del deposito, ti fanno perdere sempre un litro di merce. E sinceramente un litro è tanto, perché se metti su 1000 bangali sono 1000 litri, insomma ci vai a perdere un pallet. Quindi oggi andiamo a mettere questa mod che ci trasforma la merce in sciolta, diciamo così, package, ce la trasforma e ce la crea in ce la fanno pagare, cioè ci pagano meglio. Allora, dovrebbe essere, non è questa. Ah, poi questa è un'altra mod che ho provato, questa ovviamente al momento la proverò off camera, poi la porterò prossimamente. Allora, poi quelle serre là a Morino si chiamano strawberry e una cosa del genere, quelle lì che ho portato ieri. Allora, dovrebbe essere questo, ecco qua, imballaggio. Allora, vorrei metterle proprio a bordo binario, così non andiamo ad intaccare tantissimo, poi ci andiamo a fare tutti i ritocchi del caso. Allora, ok, vai, ecco qua. Oh, qui adesso noi praticamente andiamo a scaricare 300.000, mamma mia. Scarichiamo la merce sciolta, perché ce n'ho tanto a deposito e ci creerà i pacchetti. Allora, torte, vediamo un po'. Food, vedi? Ah, ecco cos'hai portato, mi ha fatto ricordare farming. Bravo, mi ha fatto ricordare, grande. Mi sono ricordato, mi sono sforzato un pochettino poi alla fine. Allora, ah, questo qua ci fa fare torta, ketchup, questo. Allora, se volessi fare la torta, cosa ci vuole? Vediamo un po', torta, no, penso. Mi ha fatto ricordare, mi è venuto in mente il flash. E flashback, e così mi è venuto. Allora, materiali in arrivo, ok, quindi ora dobbiamo praticamente scaricare direttamente qua, poi combinate, quindi una torta, un ketchup, un'insalata mista più che su e patatine, ci crea un pallet di merce. Allora, vediamo un attimo cosa che produce. Ah, patatine, ovviamente patatine le produce, le produzioni quelle piccoline, quindi andiamo a mettere anche la produzione quelle in pietra, che ci trasformano, sì, me le trasformano, mettiamo quelle là. Allora, vediamo un po'. Allora, trasformi un prodotto diverso, vediamo se questo mi fa le patatine. Insalata mista, pane, no, questa no, vediamo un po'. Ma
Ah, le patatine sono le chips però. Le chips. Quindi mo mi sono bloccato. Ah, la fascia di bicarbonato di sodio. Allora, vediamo un po'. Vediamo un po' se c'è. Mi sa che è questa? Questa è la lavorazione della situazione. Allora, intanto noi ci andiamo a svuotare. Ah, mi pare che il trattore dovrebbe essere qua. Iniziamo a mettere un po' di cose all'interno. Così ci liberiamo un po' di spazio. Spero di non fare un ragazzo. Allora, facciamo così. Come fanno quelli bravi. Adesso salviamo, che almeno se ho fatto un pasticciotto ritorniamo indietro. Allora, il carrellozzo con il trattore, dove che l'ho messo? Mi sono scordato dove l'ho messo. Allora, dove l'ho messo? Vediamo un po'. Ah, giustamente, crea lavoro, ecco qua. Allora. Ecco qua, ok. Ci mettiamo al lavoro qua. Comunque, caro Moreno, hai fatto una bella... un bell'angolino là, dove hai messo il distributore di benzina. Vedi che... c'è una produzione... sempre in un modo hub ufficiale. Ti fa creare proprio il biodiesel. Infatti l'ho utilizzata pure io in un'altra serie, ti faccio vedere qual è questa qua. Allora, sta scritto proprio diesel, come il famosissimo brand della moda. Allora, dove stiamo? Eccolo qua. No, non è questo. Comunque è tipo questo, solo che, diciamo così, tramite situazione ti permette anche di poter produrre a costo zero il diesel. Vedi tu, io te la consiglio perché ti fa risparmiare veramente un sacco di soldini. L'ho provato, è veramente tutta una cosa bella e tutta una cosa fresca. Non ce l'ho qua in questo profilo, ma ce l'ho caricato in un'altra serie. Allora, andiamo di qua. Andiamo a scaricare. Iniziamo a mettere un po' di cosucci qua. Ecco qua, appena in tempo. Signori e signori, fate largo, sta arrivando zio Cicino con il tratturillo. E salutiamo anche la mitica guerriera Gigi, oltre naturalmente a Mister Aiea Aiea, al nostro maestro la zappa storta, a Jason, e saluto anche Golf India, November, ecco, Victor Romeo India. Oppla, mappa è come lag. Non so io perché. Che si passi. Allora, in tutto questo. No, patate non ha accettato qui. Mamma mia, com'è possibile? Quindi ragion per cui.
Allora credo di aver capito la cavolata qual è. Aspetto che le mo' ha cambiato tutte le icone e quindi mo' me le devo andare a rivedere tutte quante. Ok. Ogni tanto, qualche volta però fermati, la raccata la puoi fare anche più tardi. Scherzo, scherzo. Vai tranquillo, vai. Anche perché immagino che adesso c'hai il tempo giusto, quindi non ti preoccupare. Buona carica recatoria. Allora, nel frattempo regalo un attimo una cosa. Allora, questo cosa accetta? Allora. Dove sta? Allora, food. Object le quindi food, quindi i chips, ma sti chips chi le fa, chi le produce? Ok, quindi cosa possiamo portare però? Lo zucchero? Reputazione. Allora vediamo un po', torte, ok, allora facciamo così. Ma questo, allora se dovrebbe esserci un pallet di coso, quindi noi ci facciamo praticamente, ci mettiamo, lo andiamo a scaricare nella conceria, non so come sia. Anzi, qua sto pure accorto con il gasolio, fra le altre cose, quindi stiamo proprio a rischio. Rischi business. Stiamo proprio al limite. Sta mod qua la fa un pochettino tribolare. Fa tribolation. Facciamo così. Ok, vai. Allora, mi pare che i vestiti, se non ricordo male, mi pare che li accetta. Quindi, scarichiamo un attimo qua. Iniziamo a vedere. Ah, no, aspetta, Dio. Ah, ecco cosa dovevo fare. Anche i vestiti. Vabbè. Iniziamo a prelevare le torte. Quindi mo devo trovare il modo per produrre. No, che ha fatto? Nice. Devo trovare un modo per produrre i chips. Che non ho visto dove sta. Allora iniziamo a portare le torte. Allora scarica. Questo è tutto? Sì. Ok. Vediamo un po' se riusciamo. A depositare qualcosa. I contratti purtroppo li ho fatti tutti, voglio. Li ho completati tutti quanti. Quindi è un po' problematico. Tutto vabbè, ci facciamo qualche debitozzo eventualmente. Allora questo scarica. Oh, sta iniziando a prendere? Sì, le torte, vai. Ottimo. Un po' lento il trigger. Hi everyone, welcome to this video. As I say every time, first of all, I want to say thank you so much to my moderators, friends, supporters, and people that are following my social media channels. And if you are not the one, you will find in the video description a few links, and you can find a link where you can buy games or other games multi-platform with a lower price up -70%, and you will find a link where you can buy the original Bio Food 100% by I Piani Bio,
www.ipianibio.it. You will find the video below in the video description. Ok, allora. Vediamo un pochettino, andiamo a prendere un altro po' di queste cose. Oggi ci abbiamo, mamma mia, qua ci abbiamo un sacco di cose da fare, vai giù. Veramente un sacco bello. Scendiamo in lambeggiante, qua dobbiamo fare anche manutenzione qua e fuori. Quindi dobbiamo scendere con il tosaerba e dobbiamo tagliare un po' l'erbetta perché è esagerato. Noi scarichiamo le tortine, le tortozze, mettiamo in produzione ya. Oh, capparogero, mi sa che dobbiamo mettere anche una serra per i pomodori, per i pomarola. Fatta una pizza e lì vedo Schwitz. Fammi vedere un attimo come siamo messi qua. Allora, produzione aperta, vediamo un po'. Torte, torta, ketchup. Ah, i cereali, ecco. Ok, quindi abbiamo 1, 2. We got 2 ingredients. We need of others. Liquids. Ah, qua bisogna fare anche il... A proposito, per il sugo andiamo a trebbiare. Ok. Ma alimenti, ok, quindi foods, una torta, ketchup. Should be full. Dovrebbe essere pieno, cioè pieno. Allora, questo mo... Ok, questo mo lo scarichiamo qua, che okay. Anzi, lo mettiamo vicino ai altri pallet. Ecco qua, allora i cereali stanno qua. Prenderemo ovviamente una piccola parte della produzione di cereali, ovviamente. Ecco qua, here we are. Effettivamente mi sa che abbiamo un sacco di cose da fare qua. I was not thinking that we have a lot of stuff to do here in this series today. We have to work hard and I have to refuel the tractor or I will work by foots or feet. Allora, vediamo un po'. Dobbiamo scoprire queste patatine come si producono. Potato. Chips. Should be chips and not the French fries. Ok. We need tomatoes, right? Let me take a look. Salad, ok. Vediamo un po'. Ah, ok. Dove sta? Oh, Fernbus, grazie mille per il ride. Benvenuti a tutti, ragazzuoli. Oh, ragazzuoli, mitico For Daniele e mitico Willis. Ma cosa stai dicendo, Willis? Ragazzuoli, buon pomeriggio a voi e ben tornati nel canalozzo
dello zio Dab. Grazie ancora per il ride, benvenuti a tutti. Com'è andata la live, caro mitico miticozzo? Oggi qua stiamo sperimentando un po' di cosucce particolari, qua stiamo provando questa produzione di merce che la trovate nel mod hub ufficiale e che praticamente vi faccio vedere, va ovviamente in combinazione con diversi ingredienti, quindi cereali, ketchup, insalata mista, chips, le patatine più cereali, crea un pallet di merce e vi assicuro ragazzi che li pagano bene, pagano veramente bene. E quindi questa sarà una serie piuttosto complicatuccia. Allora vediamo un attimo, quindi ci manca il ketchup, quindi per fare il ketchup ci vuole la produzione, quindi ci manca ketchup, abbiamo detto, insalata mista, ok, insalata mista, l'insalata, quindi ketchup più insalata, ok, quindi dove che c'ho la serra per i pomodori? Ah sì, mi sono ricordato, la serra dell'iglu. Mitico anche Willis, spero che la vostra live sia andata in maniera strepitosa naturalmente. E oggi qua io quando parto solitamente do un'occhiatina veloce, il tempo di riorganizzarmi un attimino come ho fatto oggi, e poi si parte. Allora, mo qua mi sa che però dobbiamo mettere qualche serra in più, ragazzuoli, perché altrimenti non riusciamo a produrre a sufficienza l'insalata mista. E non ho letto che cosa, aspetta, fammi vedere. Quello di Bud Spencer, sì, ho visto il titolo, ti ho detto, ho dato un'occhiatina fugacemente. Quel gioco l'ho visto appena uscito, quindi forse da un paio d'anni credo, l'ho visto su Steam direttamente dal produttore ed è veramente bellino, veramente fatto bene, è un tipo tipo retro game, tipo diciamo così. Oh. Vai carica i pomidori. Vai. Allora, mo a questo punto dobbiamo. Oggi voglio, ragazzi, oggi la spesa è bella consistente. Una produzione la potrei mettere qua, però, giusto? Allora, troviamo un punto dove non dà fastidio. Allora, qua direi di metterla qua. Allora, mettiamo la produzione multipla, perché così con una sola produzione facciamo un po' tutto. Allora vediamo dove posso e come posso ottimizzare lo spazio. Allora andiamo un po', fammi andare un po' più da vicino, potrei metterlo qua si potrebbe mettere, però si rovina. Qua mi sembra troppo vicino, vediamo un po'. La produzione è grande, vorrei mettere quella là, quindi mi sa che la piazzo qua. Scusami Fernbus, non avevo ancora letto perché ero un attimino preso da questa situazione. Quindi andiamo in fondo. Questa me la sono scelta proprio la più complicata. Questa giustamente è imballaggio, quindi figurati. Vediamo un po' se troviamo quella lì che produce chips. Ecco, questa non la produce. Vabbè, poi mi sa che c'è qualche altra mod nel pacchetto. Allora, produzioni,
dobbiamo andare verso la fine. Allora, questo mi sa che è un po' grandicella. Siamo proprio risicati, risicati, come si dice. No, questa mi sa che non va bene. Troppo grande. Mi sa che devo mettere... Ne devo mettere queste produzioni piccoline, sì, ragazzi. Devo mettere per forza questa. Allora, mi serve questa. Patate. Mettiamo questa rossa che è più... No, aspetta, rossa no. Così, andiamo. Allora, questa non mi serve intanto. Patatozz. Non so perché, ma mi pizzica l'idea di questa. Mettiamola qua, arrivati a sto punto. Aspetta, c'è un po' di spazio libero qua. Sì. Sta la fase in pianura qua. Beh, ma diciamo che è accettabile. Mettiamoci un po' di ghiaia qua. Anzi, no, più che ghiaia ci mettere proprio la traccia dell'erbetta qui. Willis, scusate ragazzi se non vi sto trattando, insomma, come si deve, ma ecco qua. Caro Willis, cosa hai portato di bello? Sei andato anche tu in live? Allora, pomodori. Cioè, ma cavolo, non ho capito una cosa. Vabbè, noi qua intanto ci produciamo l'insalata mista, ok, quindi... Quindi vediamo un po' cosa ci abbiamo su. Ah, qua ci abbiamo i pomodori, ok. Andiamo a fare scarichiscion. Oppla. Salutiamo Mister Hopla, naturalmente. Ma chi è Mister Hopla? Naturalmente salutiamo il nostro mitico amico Fernbus, insieme naturalmente all'amico Willis e tutti voi che vi siete fermati nel raid. Benvenuti, welcome my friends, thank you so much. Don't forget to subscribe to the channel of my friend Fernbus 08 and my friend Willis 77. Thank you so much. Allora andiamo un po'. Allora, quella produzione, mamma mia, ragazzi, mi sono incasinato. Andiamo un po'. Allora, food, questo dice ketchup, però. Uè, Moreno, sei tornato. Thank you so much, my friend. Ketchup. Ma sto ketchup come si fa? Vediamo un po' se c'è qualche altra mod. Okay. Ho la vaga impressione che c'è qualche mod che mi produce questo. Ma questo no. Tomato. Alla salute. Ah. No, queste lisce gargarozze necessarie qua. Altro che leccatina veloce. Qui, ma io non trovo.
Allora, ragazzi, ma questo mi dice ketchup, ma il ketchup come lo produco? Ma non è che per caso, vediamo un po', cioè abbiamo anche la mod di Nick, ragazzi, che è favolosa questa della pizzeria. Vi assicuro che è favolosa. Allora, questo quanto costa? 80.000. Mamma mia, questo è grosso. Prendere machine, trasciume, non vado. Allora, questa mi sembra una di quelle che potrebbe fare a casa nostra. Vediamo un po' se ce n'è qualcun'altra, ma dubito. Questo è simile alla mod di Nick, l'ho caricata giusto, ma non la utilizzo. Ok, Morino, vai tranquillo. Ciao. Ma Willis, quello, il fatto è che bisogna anche organizzarsi. Tutte le cose da fare. Ed è un po' una buona rottura di scatole. Soprattutto quando ti devi organizzare poi tutta la settimana là, veramente. Però poi una volta che hai avviato, insomma, una volta che sei partito, poi la cosa è decisamente più fluida, insomma, diciamo un po' più tranquilla. Allora, 10 di pomodori, 8 di questo, vediamo un po' se è questo che funziona. Allora, vediamo un po'. Ketchup. Allora, aggiorna livello 2, 55.000, no, direi per il momento no. Direi per il momento no. Nel frattempo facciamo a spawnare anche i pacchetti, giustamente. Allora, non magazziniere, ma si deve fra le altre cose tradurre un po' questa cosa. Allora, che fa comprare? Ma attivata. Allora, tornata su, e che se perché non parte? Why? È troppo. Ah, ok, con la famiglia. Beh, questo sì. Sì, Willis, infatti, diciamo che apprezzo che, diciamo così, si prodiga nel continuare anche a tarda notte, però il fatto è che poi bisogna anche trovare un riscontro, ecco, quindi se il riscontro non c'è, pure per lo streamer è importante riposarsi anche la mente, perché altrimenti non vai da nessuna parte. Allora, qua devo caricare l'acqua, quindi adesso vi faccio rivedere la mod di Nick, del maestro che salutiamo, è quella che vi produce l'acqua tramite sciogliendo la neve. Allora, vediamo un po' se viene. E naturalmente, amici di YouTube, se non lo conoscete o se non lo seguite, cosa che, insomma, io direi che voi sicuramente lo conoscete, Nick, ma naturalmente vi invito a passare nel suo canale, ad iscrivervi, attivate le notifiche, mi raccomando, fatelo anche nel canale di Moreno, ovviamente, nel canale di Fernbus, che anche lui è un canale YouTube della nostra guerriera, della nostra Queen Chiara Error 404, del nostro Mister Aieaiea, e chi più ne ha più ne metta. Mm.
Ashwin. Il mio nome è Alessandro. Power Super Tech. Oh, allora ragazzoli, io ho visto che la produzione non parte perché manca l'acqua, quindi adesso vi faccio vedere la mod di Nick. Si chiama Water. Poi ve la faccio vedere da qua. Allora, produzione. Water Melt mi sembra, una cosa del genere. Vediamo un po'. Snow Melt mi sembra, qualcosa del genere. Quindi provate questa mod, e come ha detto anche Moreno nel suo ultimo video di YouTube, che naturalmente vi invito ad andare a guardare, scaricate le mod dal mod hub, provatele, soprattutto date un bel voto alto ai nostri modder, naturalmente anche al nostro Nick, insomma, che al nostro Peppe 978, che naturalmente è il modder che ci ha regalato, ci dà l'onore, insomma, di poter avere il Turbo Star, ma anche il Fiat 180, insomma quello là. Oh, senza le recensioni sta mappa sembra un'altra cosa, in realtà è la Ellen Grant. Opla, eccola qua, Snow Melt si chiama la mod. Ora vi faccio vedere dove si carica. Allora, da qui, vabbè, il trigger, questo è il trigger di scarica, ovviamente. Qui, se non ricordo male, c'è anche il trigger per recuperare l'acqua, credo. Voi da qui scaricate la neve, viene sciolta e viene convertita in acqua. Io l'ho ulteriormente espansa, 90.000 litri di neve produce 500.000 litri di acqua, ragazzi, e state bene per più di un annetto, soprattutto io che nell'episodio precedente ha fatto un sacco di neve, ragazzi, mi sono organizzato con i nastri trasportatori e praticamente ho pulito la zona antistante la produzione allo stesso tempo. Ovviamente mi sono messo da parte un bel po' d'acqua, quindi ve la consiglio naturalmente questa mod, ma come insomma le altre mod. E c'è anche un altro bravissimo modder che si chiama Edomod, che lui crea delle mappe. Naturalmente lui ha un sito internet che vi invito a visitare. Chi è? Ui! Ragazzuoli, abbiamo l'onore di piacere. Fammi accostare. Abbiamo l'onore di piacere di avere Maurizio Max, ragazzi. Wow, aiuto! Il freddo addosso, come si dice da queste parti. Buon pomeriggio a te, carissimo. E bentornato in questo canalozzo. Mitico. Vediamo un po' se riusciamo a fare la situazione. Vediamo un po'. Allora, carissimo, tutto bene, caro Maurizio, bentornato, welcome back, my friend. Sì, ragazzuoli. E meno male che Maurizio c'è, Maurizio c'è, ehi, l'abbiamo fatto proprio su questo gambetto qua a fianco, che non so perché, ma l'ho allestito una zuzza. Allora, io qua devo attraversare, sì, ma sì, vai, ma che ce ne importa, ma che ci frega, ma che ci importa. Aspetta, ma la produzione dove l'ho messa?
sbagliato, devo attraversare. Ma qua serve l'acqua? Vediamo un po' se serve l'acqua. Penso di no. Vediamo, visto che ci troviamo. Caro Maurizio, salutami anche la mitica Eliza, naturalmente, la nostra super spadaccina. Allora, andiamo un attimo. Niente, qua non vuole acqua, qua mi sa che vuole solo succo d'uva. A proposito di succo d'uva, mi ha fatto venire in mente, un'altra bella mod, morì. Succo d'uva, quando l'ho letto all'inizio credevo fosse, diciamo così, un'ironia, no? Diciamo così, invece poi mi sono reso conto che è proprio jus de raisin, come dicono i francesi, quindi non è quello che intende farming, ma è proprio il succo d'uva, quindi non è fermentata la cosa. Allora, questo do you aspetta, qua mi sa che devo spostare il trattoriello. Vai, oggi i mezzi li piazziamo alla bersagliera, vediamo un po' se ci va. Oh, dove va il trigger? Ecco qua, vai. Adesso dovrebbe funzionare anche la produzione. Allora, andiamo ad attivare la produzione. Quanto sta? Pomodori, ecco qua, mi sa che è partita. Sì, ci mancava l'acqua, ragazzi. Quanti litri? 100.000? Mappa! E mo lo rabbocchiamo, facciamo 5 viaggetti e mettiamo in condizione la produzione di poter iniziare anche a produrre altra merce. Sempre naturalmente dal mod di Nick che si chiama Snow Melt. Ah yeah. Ragazzi, ovviamente se avete i punti canali potete anche riscattarli facendo trincare un pochettino il pandozzo, perché voi lo sapete, quello il pandozzo non vuole bere l'acqua. Allora, bisogna forzarlo. Grazie Morino, vai Pandozzo, vai, mangia e bevi. Vai Pandozzo, mangia e bevi. Andando qua sto lavoro su questo campo, l'ho fatto una zozza. Vai, carichiamo l'acquazza dalla mitica mod del Nick November Yankee Kilo numero 3. Vai! Mi dovrebbe essere avanzato un po' di nive. Su, eccola qua. Ora lo andiamo a scaricare nella produzione qua. Così scarica pure i residui di neve, guarda come fumo, wow. Ecco qua, questa è un'altra mod che ha portato Nick in passato, ma noi ovviamente, io qua ci arrivo con un po' di ritardo. Ragazzi, io così ho fatto per scaricare, per pulire qua a terra, ho messo il tappeto e il rullo qua, e ho iniziato a far asportare la neve da terra. Poi ovviamente ne ho asportata anche un bel po' dal campo base. Comunque ragazzi, tanta roba, 90.000 litri di neve, 500, cioè mezzo milione di litri d'acqua, e non è poco, eh.
Voi ovviamente ne potete mettere anche più di uno, ovviamente i costi rispetto alla come si chiama, quella lì, water delivery, sono più bassi. Ovviamente dovete andare con la cisterna, dovete rabboccare voi i serbatoi, però è comoda perché non la pagate l'acqua. E fra le altre cose, cioè pagate alla fine, pagate soltanto il costo dei consumi, ecco, pagate i consumi della struttura, però si risparmia. Amore, comunque è ottima. Snow melt si chiama. Allora questo, scarichiamo questo. Dobbiamo imbrondare, però dobbiamo cambiare un pochettino l'assetto, ma qua dobbiamo iniziare a produrre anche un po' di, ecco qua. Quindi mo dobbiamo mettere la serra per produrre insalata, ok, quasi quasi la metterei qua sopra. Però spegniamo il mezzo, perché altrimenti qua è vero che noi produciamo il diesel e il biodiesel, però ragazzi, per produrlo ovviamente ci vuole colza e semi di girasole, quindi sempre meglio non fa la situazione. Appena finisce oggi è un po' più logistico. Vai, 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 vai. Ok, allora vediamo un attimo le impostazioni qua. Allora, pomodoro, questa è la salsa. Ora dobbiamo capire se la salsa è uguale al ketchup e se eventualmente, cioè, se tomato sauce corrisponde al ketchup. Peggiore delle ipotesi, noi ci andiamo a vendere il ketchup, non è un problema. Quindi qua ci manca l'insalata, quindi ci andiamo un attimino. La salsa è salsa, e beh sì, merengue e ciaccia. Grande. Stavo pensando pure, aspetta che però le devo spostare, quasi quasi le mettere qua una produzione, quelle là grosse. Oppla, allora andiamo con il carrellozzo qua, spostiamo un po' di roba. Ma questa addirittura si è andata a piantare, ho preso l'albero fratelli, ho preso l'albero. Ah, ho cipigliato l'albero, l'Everest. Come stai di? Au te magno. A pomodoro. Ma vieni qua, vieni. Il pomidoro. Allora, mo facciamo una cosa. Visto che abbiamo spese, dobbiamo spendere. Poi ci andiamo a vendere queste fragolozze qua. Perché sicuramente dobbiamo acquistare qualche altra cosa. Devo capire però, caro Maurizio, devo capire dove e con quale produzione la vado a produrre. Allora, vediamo un po' dove ci conviene vendere. Allora, vediamo un po'. Fragole. Il grande di fragole. Supermercato, vai al supermercato, vai. Andiamo al supermercato. Accendiamo i lampeggianti. Lampeggianti sempre accesi. Cinture bene allacciate. E ragazzuoli, sto facendo il malsano pensiero di fare un punto di attraversamento qua, sia per attraversare il canale, ma per fare anche un passaggio, non vi dico dove, che altrimenti, Morino, tu già sai, qualcuno
piglia spunto. Ehi? A fare una cosa particolare, se ci riesco ve la faccio vedere direttamente. Mo per il momento la vedo dura, anzi la vedo molto ma molto complication, anzi complicated, come cantava la Avril Lavigne, che salutiamo naturalmente, manco sa chi siamo. Complicated. Scimagname e patana, con i pomodori e l'insalata, fa insalata mista, i purpiti e lì. Vai, vai. Permesso, signor, scusate. Cici, buongiorno, zio Dab. Sto portando delle fragoline belle, fresche e profumate. Avvicinatevi a Trattoriello, pagate soltanto 5 milioni di everons. E mangiatevi le fragoline. Quando abbiamo guadagnato? Willis, grazie ancora per essere passato. Ti auguro una buona continuazione di giornata, un buon fine settimana. Casomai non dovessimo sentirci in questi giorni. Ragazzuoli, mi raccomando, passate da Willis. Iscrivetevi al canale, attivate le campanelle, e chi non si iscrive nel canale di Willis non va bene e non vince i whisky. Non si può dire, ma che ce ne fu. Ciao Willis, grazie ancora per essere passato, buona continuazione. Un abbraccione, caro. Allora, andiamo che ti... Oh, sentito trillare. Per voler trillare mi stavo uscendo l'acqua dal naso. Facciamo una cosa, andiamo a vendere anche un po' d'uva, visto che ci troviamo, c'è un po' di spazio, perché ci servono gli everons, ragazzi. Mi sa che ce ne vogliono proprio assai. Eh sì, ragazzi, noi ci mettiamo una serra, la Sierra Nevada. Ha fatto la battuta, zio Dab. Saluto anche la mitica Gaia Case, che naturalmente è un'altra amica del canale, insieme alla nostra super Manuela del Drago, un'altra amica e bravissima streamer. Allora, mo quasi quasi, vai, vendi. Vai Cici, vai, vendisci. Ecco qua, vai, guarda come rallenta. Ci sono alcune mod, Morino, che comunque mettono in sofferenza il sistema, eh. Cioè, proprio in alcuni punti devo fare un piccolo change strategica. Allora, queste le dobbiamo portare dove? Bella domanda. Allora, succo d'uva no, ma dove sta? Uva. Felsbrun, ristorante. Ragazzuoli, e qua sono soldini, sono dindini. Eccolo qui. Arriva l'uvetta ristorant. Da ristorant, da chef Moreno, trovi la miglior scena del mondo. Paghi 70 milioni di euro per un piccolo assaggino di 100 grammi
di pura cipolla rossa, verde, cipolla di Tropea, quella lì che ti fa proprio spennare la boccuccia. Opla, scusate, ho messo. Vai, vai, Moreno. Vai, vai, scarica, scarica. Bel ristorandino a bordo del fiume, ragazzi. Bello sto ristorandino, Mori, mi piace. Alla faccia del bicarbonato di sodio. Ma io quasi quasi mi vado a fare un altro viaggetto, così recupero i soldini della spesuccia. Meno male che mi sono fatta una bella scorta di uva. Buono, buono, ragazzuoli, buono. Caro Moreno, ne è valsa la pena. E tuz, che non l'ho detta ancora. Moreno, ma tu è tuz o è tunzi? O è tunzi? Ma cosa mi fai dire, Moreno? Uè, giovanotto. Permesso, fate l'arco pista. È arrivato il Morenoschi. Vi aggiusta le sedie, vi aggiusta la scrivania, vi aggiusta la cucina a gas. Lo chiamano Moreno, i grandi e i bambini. Oppala, vai, Cici. Vai, Cici. Comunque sono un sacco di pallet che pure fanno fare la situazione. Vai. Bella sistemata, altri 180.000. Vai, aspetta, fammi vedere se è sceso. Sta scendendo. Ok, siamo arrivati proprio a filo di gas. Meno male che l'ho conservata, nonostante io abbia comunque portato buona parte di queste cose nella produzione. Ragazzi, voi non avete visto niente? Oppala, voi non avete visto niente? Beh, non stiamo calpestando il Kambotsen del signor Hotsen qua. Kvara qui, kvara là, girat, sinistra, wunderbar. Hallo, meine Freunde. Hallo, Deutschland. Danke. Come si dice a Morenolandia, grazie? Io so che, per esempio, nella Maurizioland si dice au. Quando dice au, ti dice grazie. E non è quella... non è l'atteggiamento che dici ti fanno il complimento e non sono le pizze. Peppenillo, quelle pizze diventano due. Oh, è arrivato l'arrotino. Carissimo, buon pomeriggio e benvenuto nel canale. Quale onore avere l'arrotino. Donne, è arrivato l'arrotino che vi aggiusta tutto e vi fa anche il biscottino buono. Qui si scherza naturalmente, caro arrotino, benvenuto o benvenuta. 46.000, quanto abbiamo guadagnato? Mamma mia, quanto ho speso? 1.221.000. Sì, ragazzi, allora mi sono scordato. Ah sì, dobbiamo mettere la serrozza, ma per la serrozza ci vuole... oh, arrotino, thank you so much, my friend, benvenuto nel canale pazzo dello zio Dab, welcome. Vai, Gingerozzo e Pandozzo, c'è un nuovo amico del canalozzo. In questo momento con noi c'è Moreno, c'è il mitico Maurizio Max, prima c'era anche il mitico Fernbus 08, non so se lo conosci, insieme a Willis 77, che sono degli amici streamer
Comunque, benvenuto nel canale, caro. È arrivato l'arrotino. Stavamo facendo un po' di, come dire, parafrasi. Stavo parafrasando appunto l'arrotino e si è arrivato come il cacio sui maccheroni, anzi come il formaggino sul panino. Benvenuto ancora carissimo, noi qua stiamo ancora facendo un po' di mente locale, sa mente locale, arrotino che non sei altro. mi hai fregato. Spegni che si consuma il gasolio. Allora, vediamo un po' una serra bella grossa che ci deve entrare in questo spazio qui. Allora, serre, Sierra Nevada, che se produce le patatozze, queste non ci interessa. Allora, vediamo un po', queste sono piccoline, troppo piccoline, a me mi serve una produzione abbastanza ampia. Vediamo un po'. Oh, questo potrebbe fare a casa nostra. Allora, questo cosa produce? Ah, questo produce tutto. L'insalata, vediamo un po'. Insalata pure, ok. Greenhouse. Signore e signori, è arrivato l'arrotino. Arrota le forbici. Ecco, forse questo va meglio. Arrota le forbici con due B. Le forbici. Ecco qua. Allora, questo idro greenhouse, sì, direi questa. Ja, wunderbar. Ecco qua. Allora, mo ci vuole acqua e fertilizzante liquido, che noi naturalmente ci abbiamo le produzioni, che poi la scombinata qua non ci interessa. Anzi, quasi vi ho una paratina, una giustatina, gliela do però. È un peccato. Mi hai bleffato, mi hai fatto credere che fosse veramente l'arrotino quello lì originale. E meno male che Maurizio ci avrà pezzi un bebebebem. Allora, qua si scarica tutto questo. Ok, andiamo a prendere il camion cisterna. Allora, manco per fare tutta quella strada, facciamo così, ragazzuoli. E dove sta il camion? Ah no, andiamo. Oh, ma questo non ha prodotto ancora niente. Ce l'ha, mi sa. Non è che mi sono scordato di attivarlo, fammi vedere. Produzione aperta. Produrre, non magazziniere. Generare, ecco qua. Allora, mo, visto che è così... No, queste le lascio comunque, due serre le lascio a... Gli lascio anche l'altra serra delle fragole perché torna sempre utile. Fai l'audio con la tua voce e ci metto anche a te da... Tac! Aspetta, ma non so se l'hai sentito questo qua, questo... Il mio nome è Alessandro Power Super Tech. Oh, lo devo fare anche a Morino perché gliel'ho promesso. Però, come ho spiegato, ragazzi, i sound alert vengono un po' come quando quelli lì grandi creano una canzone.
Aspetta, ma te lo faccio sentire a volume un po' più alto. L'ho messo io più basso. Altrimenti mi stanno alle orecchie. Il mio nome è Alessandro. Power Super Tech. Purtroppo li ho dovuti, siccome i sound alert hanno un volume diverso, e allora ho dovuto un attimino abbassarli, perché altrimenti, soprattutto questo quando arriva, fa saltare, perché c'è l'attacco di batteria che arriva con la cassa in battere e fa fare, insomma, il Yellow Submarine. Hai capito di quale canzone si tratta? Insomma, questa è proprio vecchiotta, sta canzone c'ha almeno 30 anni. E qualcosina in più, mi sa. Questa non puoi non conoscerla, tu che sei un esperto musicale. Ti devo dare un aiutino? Allora, se non ricordo male, questa canzone dovrebbe essere o del 1989, 88, 89. No, aspetta, questo mi sa che è 88-89. Ha partecipato al Festival di Sanremo, quest'artista. Secondo me Maurizio non lo sa. Maurizio non lo sa. Oppla! Che botto. Mi sa che devo rivedere un po' il design. Ah, non la conosci? Wow! È la canzone di Jovanotti, si chiama Vasco. La canzone che fa no Vasco, no Vasco, io non ci casco, per quelli che la notte ritornano alle tre. No Vasco, no Vasco, no, non ci casco, per quelli come me, per quelli come te. Ti ho fregato, io ti avevo fregato, no. Mi pare che 88 oppure 89, se non ricordo male. Allora, nel frattempo mettiamo a produrre l'insalata. Insalata, così. E speriamo di riuscire a capire come funziona la situazione. Allora, lattuga attiva. Ecco qua, non magazzinire, ma generare. Lattuga, ecco qua. Perfetto. Allora, generare. Ecco qua, chiudi. Ah, ma ce ne voleva poco. Aia. Di fertilizzante, ma questo mo dove lo vado a mettere? Ci sta qualche silos, questo non pensi che accetti liquidi, e infatti non accetta i liquidi. Vediamo un po' di rabboccare le serre, e allora facciamo così, facciamo un rabbocco generale. 88, ecco, vedi, mi ricordavo vagamente. Così, en passant, vagamente ricordavo una mezza cosa.
Mo facevi il volo, del cazzettino. No, sei incastrato. Mi sa che qua ci devo mettere un alberozzo, perché rischio veramente di fare il capitombolo. Vediamo un po'. Allora, fertilizzante solito, no, non va bene. Allora, qua, vabbè, questa la lasciamo così. Ui, sai, buon rientro, caro Maurizio. Grazie ancora per essere passato. Ti auguro una buona continuazione di giornata. Un buon fine settimana e non scordarti di salutare la Eliza, che altrimenti quella quando entra qua ci banna a me e a te. Ciao carissimo, buon rientro. Qui, partito. C'è qualcosa che non torna. Allora, abbiamo messo lattuga, ok. Quindi possiamo. Quindi andiamo a vedere. Allora, questo mo lo poggiamo qui. Oppala. Vediamo e se. Si ricordi bene che qui non siamo in America! Qui siamo a Napoli! E come si dice? Sure face. Ha capito? Ha ragione Maurizio, grande Maurizio. Grazie ancora per essere passato. Vediamo se funziona. Vediamo un po' se funziona, almeno questo va, gli onori di casa. Grazie Maurizio, grazie ancora per la compagnia. E salutiamo anche come si dice, quello lì di Maurizio, Max. Wow, Maurizio! Thank you so much! Attenzione, è arrivata una bella carica caffettoria! Thank you so much, my friend! Sei un signore, Maurizio, grazie! A prescindere, lo sai! Sei un signore a prescindere! Salutami, salutami la rotina. Grazie ancora. Oh, allora, qua c'ho le olive, però, visto che c'erano, caspita, mi stavo scordando che devo produrre anche le olive. Attenzione, l'olio, ci abbiamo tutto a disposizione, voglio, altrimenti i prodotti non ce li fa creare, quindi li portiamo subito nella produzione, che ci fa produrre, oppla, l'olio di oliva. È arrivato l'arrotino, arrota i coltelli, arrota e arrota di scorta, come sta messa l'arrotino. Grande arrotino, è arrivato l'arrotino, anche se ci manca un accentino. Comunque grande Maurizio. Ragazzuoli, naturalmente vi invito a passare nel canale di Maurizio Max, ad iscrivervi, attivate le notificazioni e soprattutto fategli tanti applausi. Sì. Fatta proprio una zuzza quest'area, però vabbè, zuzza, meno male che sto trigger non si mangia le olive. Vai, voilà. Grazie ancora Maurizio, grazie ancora per il caffè tozzo.
ti aspetto presto presto. Capacità olive esaurita, ok, perché? Perché mo attiviamo anche la produzione di olio. Olio. Allora, tanto qua possiamo raccogliere. Ah, però facciamo così. Ui, mitico oleari Enrico. Oh yes, oh yes. Mitico oleari Enrico. Ah yeah, yeah. Tutti mister yeah, yeah oggi. Mister, ui, come voglio fare il sensuale, ma qua non c'è, Giginio, olio di oliva, ecco qua. Ah, ma in tutto questo però non l'ho attivato, attenzione, ecco qua. Produci, dove sta? Olio di oliva, caro, carissimo. Mitico oleari Enrico, oleari Enrico, oleari Enrico. Ma siamo allo stadio, in diretta dallo stadio Ziodab. Per questo incontro ci presentiamo il nostro oleari Enrico, che ci parlerà di cosa si fa e cosa non si fa. Oggi siamo un po' pazzerelli qua. Allora, questo sta andando proprio a rilento, ma molto lento. Ma sapete cosa vi dico, ragazzuoli? Che ci andiamo a vendere queste olive. Dove? Vediamo un po'. Allora, let's take a look where I can sell those olive. Mi piacciono le olive? Do you like olive? Allora, andiamo un po'. Fesbrun sta troppo lontano. Supermercato. Ok. Vai per il supermercato. Anche perché per arrivare a Fesbrun non mi conviene, perché poca roba. Pochi. Sono 10.000 litri qua di olive, e quindi non mi conviene. It's not convenient to. You got so much loving. Oppla, qui accendiamo i lampeggiantozzi. È arrivato il nostro Enrico nazionale, che ultimamente è diventato internazionale, lo conoscono in tutto il monte. Infatti c'è Monte Enrico. Ah, ha fatto la battuta. In questo pazzo mondo si sa, la vita è dura, però una volta all'anno c'è la villeggiatura. In questa mia ballata non parlo di cowboy, ma di Gennaro Esposito e i 7 figli suoi. Mamma, mamma, che fate. Mitico Enrico, come stai, carissimo? Come procede, insomma, come ti senti? Soi, oh. Vendo 1.000, vai giù. Sono soldini. Sono soldini, vai giù. 21.000 everons non sono pochi. Abbiamo recuperato un bel po' di spese senza volerlo. Allora, dovevo liberare un attimo l'area qua, perché ci volevo fare un po' di manutenzione. Quindi mo devo fare arrivare il tagliaerba qua. Mamma mia, che macello, tutto sto zucchero buttato così non va bene, ragazzi. No, buona la good. No, che ha combinato. Vabbè, dai. Vai. Accuccia, accuccia. È pieno?
Ha fatti Pino. Ok, vediamo un po' cosa accetta il bar, no il bar, la produzione di torte qua. Allora, se non ricordo male, era burro, zucchero forse, vediamo un po', e fragole mi pare. Vediamo un po' cosa accetta. Oh, allora, zucchero lo sta prendendo, ottimo. Vai. Secondo me tra 2-3 settimane. Aia, cacchio. Spero veramente che sia cosa di pochissimo conto, che l'occhio è delicato, anche se ho avuto un amico che ha fatto l'intervento all'occhio e la retina con il laser l'ha fatto, ti parlo di diverso tempo fa. È tutto a posto, diciamo, non porta più gli occhiali, quindi almeno da questo punto di vista è light, diciamo, fra virgolette. Poi ovviamente non va a vendere sta roba. Azzu, quindi a te hanno fatto molto ma molto più delicato, quindi dovrei stare a riposo con quell'occhio là. Vabbè, l'importante è che poi questa cosa qui ti porta giovamento, insomma, che ti fa anche un attimino star meglio, perché a volte il mal di testa è anche un problema di vista. Ti basta pure mezzo grado, un occhio che ti viene il mal di testa perché sforzi, c'è sta un occhio che si sforza più dell'altro. Quindi non ti preoccupare, andrà alla grandissima, solo che poi ti devi fare il periodo di riposo. Poi mi pare che, non so se si fa pure la riabilitazione. Vabbè, comunque stai tranquillo che, insomma, non dico che è una passeggiata, però sicuramente starai molto meglio, ovviamente. Ci vorrà tempo che ci vuole, tu però sei un giovincello, quindi subito recuperi. Allora, nel frattempo pigliamo le fragoline, fragolozzen. Ah, ecco, vedi, allora è bello il range, come si dice, la situazione. La compensazione è molto ma molto alta, cioè da compensare, sì. 6 decimi, vabbè, almeno così stare un po' più tranquillo, almeno dal punto di vista pure di mal di testa, queste cose qua. È una cosa importante che fai, lo fai anche per te, insomma, che facendolo adesso tu risolvi, diciamo così, una bella situazione che, insomma, ti porterà e ti comporterà a stare anche meglio poi successivamente. Allora, questo, andiamola a rivendere. Che 4 gradi, sparisci. Quattro su 10, vabbè, starai meglio. Io non sono un oculista, quindi l'importante è che dopo stai tranquilla, fatta la convalescenza. Fammi vedere un attimo una cosa, ma la produzione nuova che ho messo,
Si è piglio questo. Allora, dove sta? Open air no. E dove sta? Dove? Where is? Where is? Oh, no, non me lo prende qua. Devo andare forza da vicino. Oppla, ma ci incastriamo. Andiamo a vedere subito da vicino. Ok, l'importante è che tu segui la cura che ti dà l'oculista pure dopo, che io 2 anni fa ho fatto un intervento chirurgico, non era all'occhio però, diciamo, era abbastanza delicato e ho fatto la mia curetta, poi tutto a posto. Ovviamente devi avere solo tanta pazienza, ma se sai, fammi spegnere qua, che stasera sviluppo cosa. Allora, fammi vedere questo. Mi sa che mi devo studiare bene sto ketchup, non ho capito da dove lo devo andare a prendere. Lo sperimenteremo, sperando che non sia come dice Maurizio, che magari è proprio il pomodoro. Allora, questo dice ketchup, quindi ketchup, sì. Food subject. Beh, questa liquidi, olio, questo più... Ah, ecco cosa dovevo fare. Sciroppo di sorgo, mi pare. Allora, facciamo produrre un po' di sciroppo di sorgo, così iniziamo anche. Vediamo un po' se c'è lo sorgo a sufficienza. No. Fammi spostare il bolide da qua, altrimenti non riesco a rabboccare. Allora qua diamoci un attimo un'occhiata, perché non ho ben capito la situazione. Allora, dunque, abbiamo messo i cereali, quindi cereali ci sta. Allora, cereali ci sta. Mancano le patatine. Mancano le chips. Però la vaga impressione che le chips siano proprio... Questa fa vedere la busta. Se io prendo, ad esempio, questa mo... Anzi, facciamo così. Ragazzi, consentitemi di fare un saltino direttamente là, altrimenti... Allora, può darsi ora che se le fa le chips. Vediamo un attimo. Allora, vediamo un po'. No, allora, questo chips mi pare che non ne fa. French fries. Fries, yeah. Ah, allora era un'altra produzione che ho visto. Allora, vediamo un po', produzione, è quella che faceva solo patatozzi, mi sa. Ah, ok, forse ho focalizzato. Se non è un bacco... Queste sono quelle che scrocchiano e fanno... Pancake production, ragazzi. Forse è questo, vediamo un po'. Sì, può essere questo. Quanto costa questa? 80.000 euro, insomma, mamma mia, dove metto questo? Dove lo metto? Allora, questo facciamo così. Questo mi dà potato processing, che teoricamente dovrebbe essere solo questo. Vediamo se c'è altro. Potato. Questi invece fanno le patatine fritte. Questo qua. Sì. French fries questo fa. No.
Allora mi sa che è proprio quella produzione la che ci vuole. Ya. Yeah. 80.000 evrons. Fascia la miseria quando costi. E quando mi costi, allora lo posizioniamo al solito posto. A fianco al ristorante. Ristorante di classe. Ad Peppo Pacchiano. Quasi quasi metterei. Allora, questo se non c'ha, vediamo di metterlo. Un po' troppo attaccato? O facciamo così? Speriamo di non fare danni. Azzo, già 7 mesi che mi segue. Facci la miseria, Enrico. Su parecchi, su. Facci la miseria. Alla fascia del bicarbonato. Ti sottia. Allora, facciamo così. Questo non gli faccio fare. Non gli faccio modificare il terreno, perché altrimenti dici che fa un macello. Un macellozzo. Sì. Come ce l'andiamo a riposizionare noi? Ci mettiamo la situazione. L'unico modo è fare sperimentazione. Patatozzen per il nostro Riken. Ja. Patatozzen per il nostro Rikotzen. Ja. Nostro amico Rick tenere leggera appetite, quindi fare un po' di patatozzen. Oui, Morino, grazie. Grazie a te per essere passato. Thank you so much, my friend. Caro Morino, buona recata, buona continuazione, buon fine settimana e soprattutto buon divertimento, mi raccomando. Oh yeah, yeah. Thank you so much, my friend. Allora, torniamo a noi, ecco qui. Salvataggio, perfetto, ok. C'è una mod che fa fare il salvataggio automatico, me l'avevo scordato che l'ho installato. Allora, questo qua ci mettiamo. L'asfalto, sì. Allora la V la facciamo fare rotondo. Il mio nome è Alessandro. Power Super Tech. Grazie ancora, caro Moreno. L'ha fatto suonare il nostro miticozzo. Allora, vediamo un po' se abbiamo fatto una cavolata. Paprika chips. French fry. Paprika chips. Qua so che si sono. Questo fa tutte cose. Tutte le cose. Allora facciamo così, compriamo e avviamo anche la produzione. Allora acqua, non me la fa acquistare? Ecco qua. Allora, se io volessi fare paprika. Questo è un bel rompicapo. Capisci? Allora, the best of a potato. Però non ho capito. Non ci capito una cosa. Premium potato. French fries.
potato gratin, paprika and chips. E per la paprika giustamente ci vuole questo, ci vuole grasso vegetale. Allora ragazzuoli, io direi che mi studio con calma questa nuova avventura, e quindi questo video termina qui, quindi approfitto per ringraziare naturalmente Enrico augurandogli una buona guarigione, ringrazio Moreno, ringrazio è arrivato la Rotino, ringrazio ancora una volta la bottega di Jack per essersi iscritto al canale quando ero offline. Chi altro devo ringraziare? Vediamo un po'. Morino l'ho salutato, Willis 77, vediamo un po', risaliamo su, Fernbus 08, ringrazio Fernbus naturalmente per il ride. Allora ragazzuoli, questo video termina qui naturalmente, e come sempre faccio, ringrazio moderatore, moderatrici, gli amici e le amiche del canale, i sostenitori e tutti voi naturalmente che avete guardato questo video fino a qui. E allora, grazie mille a tutti, thank you so much, e state buono a you, grazie. Alle pendici del Monte Cucco nasce la società agricola bio I Piani. La genuinità dei nostri prodotti biologici al 100% sono adatti anche allo svezzamento dei più piccoli. Da noi troverai farro, ceci, lenticchie e farine di farro, ceci e di grano duro. Scegli il vero bio italiano, buono e genuino. Scegli i prodotti di I Piani Bio. I Piani Bio, mangio bene anch'io. www.ipianibio.it. Ci trovi anche su Facebook ed Instagram.